A Teramo un quarto dei posti da scrutatore nei seggi comunali delle prossime elezioni regionali saranno riservati a studenti non lavoratori nati nell'anno 2000, ovvero i neodiciottenni, mentre gli altri saranno riservati a inoccupati disoccupati. E questa è la decisione presa dal comune teramano, che aveva deciso durante la seduta del Consiglio Comunale lo scorso 2 ottobre di approvare all'unanimità la proposta del consigliere Maurizio Verna, e cioè quella di favorire chi non lavora i posti da scrutatore. È stato pubblicato ieri nell'albo petrolio del comune questo avviso, che dà la possibilità appunto a chi sta in queste caratteristiche e che comunque già è presente nelle liste degli scrutatori appunto di chiedere di essere appunto scelto come scrutatore, avendo appunto queste caratteristiche: o essere iscritto alle liste di disoccupazione oppure essere uno studente senza percettore di reddito. È uno stimolo, è un segnale che può dare l'amministrazione comunale in ogni campagna elettorale, delle tante campagne elettorali che ho fatto. Purtroppo il discorso poi non andava poi nel merito della questione della stessa campagna elettorale, ma spesso si spostava proprio sul perché venivano scelte delle persone rispetto ad altre. La legge prevedeva e prevede ancora l'estrazione da un elenco che ogni mese di ottobre viene aggiornato. In questo caso l'amministrazione comunale è andata oltre, appunto prevedendo un altro elenco speciale di persone che appunto non hanno reddito, e quindi dare priorità a questi. Questa legge lo consente, lo abbiamo deciso in Consiglio Comunale, gli uffici sono attivati anche grazie all'assessore Sara Falini e al sindaco per l'impegno che hanno mantenuto, e quindi speriamo che appunto il 10 di febbraio, oltre a essere una, diciamo, manifestazione di democrazia per le prossime elezioni che ci stanno, sia anche una, diciamo, una possibilità per chi, diciamo, possa guadagnare anche quelle 200-300 euro che fanno sempre comodo, vista la situazione di alcuni cittadini oggi sul nostro territorio.